Avviati i lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione del pontile di Roseto degli Abruzzi, fortemente ammalorato. Una notizia decisamente positiva per il recupero di uno dei simboli, soprattutto turistici, del comune costiero. Interventi che consistono nel consolidamento di tutti i pilastri della parte sottostante, nella demolizione e rifacimento del parapetto. Scriviamo una pagina importante per la nostra città perché, dopo tanto tempo, dovuto a lungaggini burocratiche, diamo ufficialmente il via ai lavori di ristrutturazione del pontile, un'opera tanto attesa in città perché il pontile è il simbolo di questa città, è il cuore dei rosetani che si fonde con l'animo proprio del mare. E quindi per noi era fondamentale partire con i lavori, iniziare subito ed iniziare a ritmo molto sostenuto in maniera tale da riconsegnare quanto prima quest'opera importante per la città. Ci tengo a ringraziare il senatore D'Alfonso perché da presidente di regione venne a visitare il pontile e grazie alla sua aggiunta c'è stato 1 milione di euro che oggi possiamo spendere per questa opera così importante per ridare un segnale forte di speranza non solo ai rosetani ma anche a tutti i turisti che vengono nella nostra città. L'importo dei lavori ammonta a 1 milione di euro, ovvero la cifra concessa dai fondi masterplan della precedente giunta regionale guidata da D'Alfonso. Sì, è un'opera significativa che fissa la capacità di mettere in piedi risultati se ci si mette con l'elaborato progettuale, con la disponibilità finanziaria e con la tenacia degli enti terzi a dare pareri. Quando venni 24-30 mesi fa davanti all'emergenza di questo pontile, pochi ritenevano che si potesse fare. Noi raccogliemmo la disponibilità, mettemmo in campo l'avvicinamento di risorse finanziarie alle risorse progettuali dell'amministrazione. Oggi c'è un'impresa scelta come contraente che comincia con insistenza la sua attività di demolizione e ricostruzione, di risanamento e ripristino di questa importante infrastruttura. Perché è importante questa infrastruttura? Perché consente al mare Adriatico di essere il più grande parco a disposizione di bambini, anziani, nonni, mamme, le generazioni qui si possono tenere per mano e fare festa. Non è possibile che il mare sia certo custodito ma non sia vivibile. Attraverso opere di questa fatta c'è la possibilità di raccogliere tutta l'amicalità e l'amicizia del mare.